quattro corridori, tra cui numerosi stranieri col campione del mondo Okers in testa, prendono il via a Sassari per questa ormai classica gara di apertura della stagione ciclistica. Sarà la corsa dei giovani ad oltre 40 all'ora. A pochi chilometri dalla partenza, infatti, nella discesa delle scale di Giocca si staccano in quattro. Gli italiani Fabbri, Grosso, Pintarelli e lo spagnolo Bahamontes. La fuga durerà per 200 chilometri sino all'arrivo. Il gruppone degli altri 40 insegue, non troppo convinto della riuscita del tentativo. I quattro invece trovano un accordo perfetto e in certi tratti compiono delle volate ad oltre 50 all'ora. L'unica salita della gara, quella di Campeda, non rallenta il ritmo di marcia dei battistrada. Gli inseguitori cominciano a svegliarsi ed a serrare i tempi della caccia, ma il distacco rimane sempre forte. I fuggitivi passano assieme sulla vetta e si buttano baldanzosi nella discesa. Anche il tempo non minaccia più, anzi, c'è un po' di sole e i quattro ragazzi ce la mettono tutta per aumentare il già notevole vantaggio. L'accordo continua e il cambio del battistrada viene con regolarità. Li rallenta, ma per poco, il rifornimento volante di Oristano. Sorpresa tra i fuggitivi, Pintarelli e Fabbri sono rimasti soli. Ecco i due ragazzi sulla pista dello stadio di Cagliari. Guida Pintarelli, ma il veloce Fabbri vince nettamente. Il giovanissimo romanino si è confermato una promessa di gran razza.